Ragazzi, buongiorno. La moglie questa mattina si è Buongiorno. svegliata con yoga fatto proprio qua, addirittura. Sì, con un tappetino di rimedio. Vista moto perché la moto si trova là sotto. Eccola là. Andiamo a fare Andiamo a colazione? fare colazione, sono le 8:40. Forse faremo un tratto di strada per il santuario per portarci a casa qualche fotografia e Adesso poi si andiamo a fare colazione che riparte. dovrebbe essere eccezionale. Speriamo. Andiamo, andiamo ragazzi. Il silenzio mattutino. Certo che svegliarsi con una vista del genere. Il lago di Garda è sempre lì in fondo che giace, Ma tranquillo. soprattutto con una temperatura si sta divinamente, Ottimale. saranno 22-23 gradi. La felicità, uova e bacon appena fatte, pane caldo. Dopo una colazione da 10.000 calorie, in discesa andremo benissimo. Anche in salita, Sarà speriamo dura. di. Stamattina optiamo per le Versione scale. step. Finalmente arrivati al punto panoramico del santuario della Madonna della Corona. Intanto arriva la navetta, Intanto arriva ragazzi, la e mi navetta. accingo a fare la foto. Foto fatta, sempre nel momento sbagliato, perché la fortuna ci vede molto bene. Andiamo, ragazzi. Dai, che si rinizia la salita. Perché come mi dite molti, bravo Francesco, che gli fai fare le scale. Siate clementi ogni tanto, però. Dai, che fa bene per i glutei. Anche per i tuoi. Certo, poi i tuoi sono più importanti. Come va? Bene. Dai, che siamo a metà percorso. Nonostante le uova strapazzate, Dai, ultime addirittura tre d'arrivo. scale. Hai superato il test dei 40 anni. Per tutto ciò ti meriti 400 km in moto, ovviamente oggi sole curve e un po' di strada sterrata. O te lo meriti tu? Il regalo è sempre per te. Dai, dai. Guardate che legnaia, accatastamento perfetto. Adesso torniamo in hotel. Sono le 10, abbiamo il check-out alle 10:30, direzione Lessinia. Veloce recensione della camera perché merita assolutamente, io versione giallo canarino, mentre Sara versione total black. Sì. Descrizione veloce della camera perché Comodissima, moderna, soprattutto estremamente economica. 49 49 euro comprese due colazioni. Avete anche la piscina se avete più tempo rispetto a noi a disposizione, dato che noi invece dobbiamo ripartire. Il bagno è qualcosa di doccia con ingresso da qua e da Noi andiamo a fare il check-out, sono le là. 10:30. Esatto, una persona ci aspetta a Erbezzo, quindi giro della Lessinia. Andiamo. Ce la fai? Sì. Questo è l'ingresso della doccia che vi dicevo prima. Eccola qua. Doccia fatta perché ieri siamo arrivati in condizioni proibitive. Sì, Sono rimasto infatti. incastrato sulla porta. Aspetta. Prima di scaricare la moto, dove fare il check-out? Perfetto. Moto caricata, la tipa alla reception mi ha detto Sara che è stata gentilissima e ci ha detto anche avete fatto bene a parcheggiare la moto qua sotto perché sono anch'io motociclista e ci tenevo a dirvelo perché è sempre bello avere la moto sott'occhio. La camera è quella là, sopra la 503. Aiuti a inserire l'acqua. Mettila qua. Ok. Close the door. Vai piano. Controllo del cuscinetto del mozzo per tutti coloro che hanno visto il video prima di partire. Perfetto, gioco non c'è. Mozzo a parte, vediamo se parte. Dove si parte? La direzione è il rifugio Bocca di Navene, che fa parte del Monte Baldo, ha una quota di 1420 metri, stava dicendo Francesco. Intanto si va. Da dove siamo, cioè da Spiazzi, il rifugio Bocca di Navene dista 21 km, quindi circa mezz'ora di tempo, percorrendo questa strada.
è molto piacevole perché siamo in penombra, la temperatura è decisamente accettabile, fresca, nonostante ci sia il sole battente d'estate di giugno. Stiamo percorrendo una sorta di strada secondaria piuttosto stretta, si chiama SP8. C'è anche un'altra strada che è più comoda e semplice da fare nel caso in cui si abbia un caravan o si abbiano dei mezzi più importanti. Questa strada più comoda si ricongiunge poi a questa strada che noi stiamo percorrendo. Francesco sta dicendo che per quanto non sia una strada principale, l'asfalto sembra essere messo molto molto bene. La pace delle vallate prealpine. Siamo a 1330 metri. Questi animali disseminati sicuramente fanno parte della monticazione, cioè di una fase della transumanza estiva, per cui facendo diverse tappe si sale ad alta quota, sia per quanto riguarda gli ovini che per quanto riguarda i bovini. I bovini in questa zona sono però per la maggioranza. Per questo troviamo disseminate in questa zona e in alcuni casi anche ristrutturate le malghe. E mentre l'alpeggio riguarda l'attività agrozootecnica, le malghe comprendono edifici, pascoli e macchinari che servono per la lavorazione del latte ottenuto appunto dai bovini e dagli ovini. Le malghe sono una costruzione molto importante in pietra locale e hanno un aspetto estremamente affascinante anche per quanto riguarda i turisti, noi turisti, e cioè l'aspetto culinario. Noi maiali! Oggi speriamo infatti di poter assaggiare una delle specialità delle malghe, e cioè gli gnocchi delle malghe, o detti anche balwi. Spero di aver pronunciato bene la parola. Stiamo ancora salendo di quota, 1561. Wow! È una sorta di ghiacciaio! Mamma mia! Francesco dice: gomme nuove su asfalto ottimo, nonostante la moto bella carica, è un puro divertimento. L'attività di monticazione inizia nel mese di giugno e termina nel mese di settembre. Di questa attività di monticazione l'animale ne beneficia moltissimo, perché si rafforzano la muscolatura, la respirazione migliora, perché gli esemplari adulti e forti vengono portati ad alte altitudini. Ne consegue che il prodotto dell'animale risulta molto più genuino e di qualità estremamente superiore. Esemplare bovino, come si dice dalle nostre parti, esemplare studiato, perché vedete che effettua delle fotografie, quindi ha sviluppato delle capacità intellettuali, perché dalle nostre parti si dice, nel dialetto maceratese si dice, che una persona è studiata quando si è acculturata, cioè è diventata colta. Io sono studiato. Non si dice che ha studiato, si dice è studiato. Siamo nelle Prealpi, in una zona probabilmente, dicono, molto meno turistica di quello che si direbbe, quando è di una bellezza e pace straordinarie. Siamo vicinissimi a uno degli animali più belli al mondo, secondo me. Attenti dove metti i piedi, però. Sì, perché chiaramente c'è l'etame e l'iquami, che tra l'altro concimano questi pascoli e quindi ne aumentano la vegetazione, come al solito. Quindi è tutto migliore. Attenti dove metti i piedi, che non sali sulla Tenerona poi. Quanto siete belle! È il muso da mamma per eccellenza.
Ah, lo sguardo materno, le adoro. Sono piene di latte e si godono l'altura e il sole ad occhi chiusi, il relax. Credo di aver provato da bambina a mungere una mucca, quelle di zio Marino, però mi ricordo anche l'odore devastante nell'entrare nella sua stalla. Forse è quello che mi ricordo di più. È lei che si è avvicinata a noi e si è presa una carezza. Vieni, vieni anche tu. È indecisa, non si fida. Non ti fidi di me? Piano piano. Non si fida. Appena ho allungato la mano si è allontanata. Si riparte. Strada è ancora più stretta di quello che era sopra, senza protezioni. Anche perché qui invece c'è il dirupo. Sì, questa è la seggiovia che probabilmente sale fino alla cresta più alta del Monte Baldo, sui 2200 metri. Rientriamo di nuovo in Veneto. È una strada bellissima. Rientriamo in Trentino. Siamo fermi al passo Boccadina Vene, c'è anche un rifugio in cui rifocillarsi, ci sono tanti motociclisti e non solo. Francesco sta fotografando perché proprio da qua si vede il lago di Garda. C'è un po' di foschia ragazzi, proprio nel sole. Intanto ringrazio al tipo che mi ha suggerito di fare questo posto perché c'era la vista sul lago di Garda, veramente, veramente vale la pena. State da queste parti, passateci. Perché il Monte Baldo si snoda tra le province di Trento e Verona, da un lato, ed è confina praticamente al sud con la pianura padano-veneta e a ovest appunto con il lago di Garda. Mentre Sara vi parla, dobbiamo ripartire in fretta perché c'è una persona che ci ha invitato a pranzo vicino a Erbezzo. Questa è la strada. Passeremo per Struzzina, quindi le curve non mancano. Stiamo in ritardissimo, via, partiamo. Deriva dal tedesco Wald e dal tedesco medievale Wald, che significa bosco. Fino ad Avio a 150 metri, ma risaliremo per Struzzina e Passo Fittanze. Riprendono i vigneti, temperatura di 32 gradi. Eccolo, questo è l'Adige, che divide da una parte Vo destro e dall'altra Vo sinistro. Siamo arrivati un po' lunghi. Sembra ci sia passato anche il Giro d'Italia qua. Ah, che ci aspettano un po' di curve! Ha
troppo divertente per lui. Pantani nel cuore. Passo Fittanze, 1393 metri. Noi non ci fermiamo perché proseguiamo direzione Erbezzo. In effetti il Passo Fittanze congiunge le province di Trento ad Erbezzo e quindi a Verona. La strada dopo il Passo Fittanze, dice Fra, non sembra essere perfetta come prima di struzzinare. Comunque noi stiamo andando verso la pizzeria Berna, dove ci aspetta l'amico social che conosceremo per la prima volta anche noi. Lo conosceremo insieme a voi. Siamo ad Erbezzo. Dovremmo esserci, cioè alla fine di questo rettilineo sulla destra. Eccola, eccola, sì, eccoli, eccoli, lui ci sta aspettando. Ecco il signore. Siamo arrivati. Ben arrivati! Ma figurati Francesco, ciao! Sono vaccinato, ciao ragazzi, che piacere vedervi! Avete fatto bene! Fate con calma che non c'è nessuna fretta! Ora, mettete là, lasciate tutto l'altro che siamo qua! Come piace a voi, vicino alla moto! Tirami su! Ma stai in dieta! Questa parola è stata eliminata, quest'anno è stata eliminata. Tu sei a dieta, diglielo. Chi tu? Tu, che significa? Tu Francesco, cuccioletta.